Oggi un riciclo luminoso. Ciao a tutti e benvenuti qui sul canale mio Arte per te, benvenuti, benvenuti. È da un paio di, no, 3 mesi, sì, ora quasi 3 mesi che non vedete più un'intro girata da questo. Insomma, da questo posto, dallo studio di Ombretta. Lo sapete, Ombretta è a Ravenna e quindi mi è stato chiesto, dice, qualche volta ti va di fare un video? Va bene, ok. E quindi oggi vi faccio vedere cosa ho partorito questa testa malata. Avete visto, insomma, dalla copertina quello che ho preso come spunto per creare appunto questa collana luminosa. Mi raccomando, supportate Ombretta, comprate i libri di Ombretta, qui c'è il grande libro del colore, il ricettario se l'è portato, no, forse ne ho una copia di là, il ricettario se l'è portato via a Ravenna. Comunque, è vero che Ombretta non sta facendo più video come prima, però i video ci sono più di 1300 video, quindi il modo per aiutare Ombretta lo avete, cioè quello di condividere i contenuti passati e anche quelli presenti. Quindi cercate di capire che ovviamente non trovandosi a casa sua, non avendo tutto il materiale a disposizione, comunque lavorando sempre, mattina e pomeriggio, è molto difficoltoso. Quindi purtroppo questa separazione ha anche portato a un rallentamento dei video. Però tra me e lei qualche cosa la faremo, insomma. Basta cianciare e spostiamoci sul piano da lavoro. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra catena di luci con il barattolo della coloreria italiana. Allora, ci servirà un barattolo, due barattoli, insomma, quelli che avete a casa. Io ne ho 10 di questi qua. Poi ci servirà del filo elettrico. In questo caso noi faremo tutto con i toni del dorato, quindi ho preso questo filo intrecciato in tessuto. Un portalampada di questo qua per lampadine piccole con l'attacco piccolo E14 che calza perfettamente all'interno del nostro foro, ma poi lo vedremo dopo. Poi un interruttore, una spina sempre dorata, due poli, forbicine di queste qua per, insomma, per le unghie, una pinzetta, pinza e un cacciavite. Cosa importante per forare la parte di sotto del nostro contenitore, siccome è in plastica molto spessa, allora abbiamo bisogno di entrare in qualche modo per poi tagliare. E quindi ci servirà anche un trapano con una punta per legno. Iniziamo subito. Prendiamo il nostro barattolo e iniziamo a praticare. Vedete qua la parte di sotto dove c'è questo scalino? Noi dobbiamo forare e rimuovere questa parte centrale. E allora prendiamo il trapano e iniziamo a fare dei fori. Non c'è bisogno di premere con molta forza. La punta lavorando farà il buco in maniera molto facile. Ok. Facciamo così dei fori tutti in modo circolare. Questa è una punta da 6. Adesso prendiamo la nostra forbicina e rimuoviamo la plastica che c'è tra i due fori. È molto semplice, non è durissimo. Una volta che abbiamo indebolito, insomma, con i fori, verrà piuttosto semplice. Ok, io ho fatto così per tutti i miei 10 barattoli. Ora arriva la parte, diciamo, più rognosa. Dobbiamo decidere la distanza
di ogni luce. Io penso che metterò più o meno i miei barattoli a questa distanza. Vi dico subito quant'è. Allora, siamo circa a una distanza di una trentina di centimetri. Quindi prendo il mio cavo, comincio a tagliare dei pezzi che siano all'incirca 30 centimetri. Anche qualcosina in più, io prenderò dei pezzi di filo che saranno all'incirca 40 centimetri. Considerate che comunque c'è un pochettino di consumo, perché ovviamente i due poli vanno inseriti nel portalampada di uno e dell'altro, e quindi insomma un pochettino bisogna prendere il filo con un pochettino più di eccesso di lunghezza. Spelliamo i fili. Ok. Facciamolo anche da questo lato. Realizziamo due cavi così. Prendiamo due portalampada. Apriamo la parte dove ci sono i connettori. Vedete, il connettore, diciamo, dove va poi appoggiare la lampadina è fatto così. Ci sono queste due viti dove vanno inseriti i poli. Ok, facciamo passare il cavo. Facciamo passare anche l'altro cavo qua all'interno. Ok, perfetto. E dobbiamo collegare insieme i due poli marroni e i due poli azzurri. Qui prendiamo il nostro cacciavite e allentiamo i poli. Non svitate tutta la vite. Quindi abbiamo detto i due poli marroni, li uniamo. Finiamo così e avvitiamo. Facciamo lo stesso lavoro qui. Se avete un filo intrecciato come quello mio, cercate di rimuovere il più possibile la parte di tessuto o isolatela con un poco di nastro isolante. Ok, possiamo inserire il connettore all'interno del portalampada. Così. Questo è quello che avremo. Dobbiamo fare questo lavoro 10 volte, quindi dovete tagliare i due fili, farli passare all'interno del portalampada della parte superiore, collegare i fili, mi raccomando, dello stesso colore, azzurro su un polo e marrone sull'altro, chiudere e ripetere l'operazione. Ci vediamo al lavoro completato. Qui sto collegando un connettore con un filo singolo, perché questa è l'ultima luce della fila.
se volete potete già incominciare a montare, diciamo, le bocce. Ecco la prima. Come vedete, poi sarà anche facile montare la lampadina. Facciamo così per 10 volte. È un grande lavoro, bello lungo, ci vuole un po' di pazienza. Fate una cosa, una volta che avete spellato il filo, se avete questo tipo di filo così a intreccio, vi consiglio di accorciare il cotone con le forbici e poi prendere un pezzettino di nastro isolante o meglio ancora sarebbe una goccina di colla a caldo, ma io qua non ce l'ho. Prendere un pezzettino di nastro isolante in modo tale da bloccare il filamento e chiudere così. Servirà solamente a bloccare la parte cotonata e non farla sfrangiare oltre. Fate così per una maggiore sicurezza. Eccoci arrivati all'ultima boccia da dover mettere. Allora, questo è il filo che proviene dalla penultima. Dobbiamo prendere ora il nostro cavo e tagliare all'incirca 50 centimetri o in base a dove dovete mettere voi la collana di luci, tagliate il filo in modo tale che l'interruttore sia all'altezza desiderata. Io lo farò di 80 centimetri in modo tale che poi se si deve regolare in base a dove lo vuole mettere ombretta e ha comunque un margine per poter accorciare il filo. Faccio la stessa operazione che ho fatto per questo filo su questo qua per l'interruttore. Se volete potete tagliare un altro filo da un'ottantina di centimetri o anche un metro per la spina. Colleghiamo l'ultima boccia. Ok, collegate tutte 10, mettiamo un attimo da parte. Prendiamo l'interruttore e un altro filo di 1 metro di lunghezza. Spelliamo pure questo. Ok, siamo pronti a mettere l'interruttore. Apriamolo. Sfitiamo qua in modo tale da far passare il cavo. Allentiamo le viti per far inserire i cavi. Lo mettiamo un polo e avvitiamo. Qua mettiamo l'altro, avvitiamo anche questo. Ok. Adesso facciamo la stessa cosa con questo filo che andrà poi alla spina. Ricordatevi che quando mettete il filo da quest'altra parte, quello che poi andrà alla spina, il colore dei fili deve essere uguale. Se qua abbiamo messo il blu, qua metteremo il blu. Se qua abbiamo messo il marrone, metteremo il marrone. Mi raccomando, perché se no fa cortocircuito. Ok, chiudiamo l'interruttore. Siamo pronti per mettere la spina.
Una volta chiusa la nostra presa, incrociamo le dita e andiamola a provare. Provate quando montate voi una lampada, provatela sempre attaccandola a una ciabatta, in modo tale che se dovesse succedere qualche cosa potete subito intervenire. Meglio se la provate anche in un luogo esterno. Incrociamo le dita. Vado a cercare 10 lampadine di questo tipo e la proviamo. Comunque vi posso dare già un'anteprima. Funziona! Ta-da-ta-da. Ok, proviamo. Ah, e qua manca la lampadina. No, funziona. No, no, funziona, è che ci sta parecchio a riscaldare questa qua. Wow, che bello! Bellissimo! Ovviamente se mettete tutte le luci gialle l'atmosfera sarà più bella. Avete visto che bello? Ragazzi, questa funziona, è illuminata. Solo che questa è di quelle che ci sta parecchio a riscaldare. Una di quelle vecchie lampadine a LED. Allora, avete visto come da un semplice barattolo confezione di coloreria italiana che sarebbe finita nella plastica, noi abbiamo tirato fuori una collana di luci. Avevo anche intenzione di fare un lampadario, quindi penso che ne raccoglierò altre e poi costruirò anche un lampadario. Comunque, veramente, veramente carino, l'effetto è simpatico. L'avevo immaginato e sono riuscito a realizzarlo. Vi faccio le foto, un bacione, ciao! Avete visto com'è bella questa collana appunto di luci? Che vi devo dire? Con una spesa di una ventina di euro, il filo e il portalampade, l'interruttore e la spina, con 20 euro si riesce a fare una collana di luci appunto con i barattoli della coloreria italiana, che se no sarebbero andati nella plastica, di all'incirca 2 metri. Forse anche qualcosina di più. Naturalmente, in base ai barattoli che avete, la potete fare più corta, più lunga. Sta a voi. Io una cosa vi. Aspetta, mi levo questa cosa così faccio un discorso un po' più serio. Voglio dire una cosa alle persone che vivono i giorni nostri: grandi, piccoli, anziani, ragazzi, insomma, tutti quanti, uomini, donne, qualsiasi genere. Io vi invito a osservare, dovete non perdere tempo, dovete dedicare del tempo all'osservazione. Voi dovete osservare le cose, non dovete vivere la vita così in modo distratto. Dovete osservare, solo osservando ciò che vi sta attorno sarete capaci di capire cosa è buono e cosa è giusto. Sarete capaci di capire se qualcuno vi sta facendo un torto o meno. Dovete osservare, la vita non va vissuta così, non va subita, va vissuta. Un barattolo come questo qua della coloreria è un barattolo, però io fin da subito ho visto la possibilità di farlo diventare, insomma, una plafoniera, un lampadario, una qualsiasi cosa, cioè la possibilità di inserire dentro una lampadina e creare così un oggetto completamente nuovo, che non mi è costato nulla se non appunto l'acquisto per fare l'acquisto del prodotto, ecco. Quindi io non sono bravo come ombretta a parole, però quello che vi posso dire, che vi voglio dire, è che dovete osservare la vita. La vita va vissuta pienamente, ok? Non la guardate tramite un display, non la guardate tramite gli occhi di un'altra persona, guardatela con i vostri occhi, soffermatevi a vedere una cosa. Io ve lo dico per esperienza, guardando qualsiasi cosa,
In modo attento scoprirete ogni giorno un particolare, un aspetto nuovo, sia delle cose, ma anche delle persone. Quindi, mi raccomando, osservate. La parola nuova del 2025 deve essere osservare. Bene, basta fare il prete, non è compito mio, mi bevo pure il caffè. Bene, adesso vi lascio. Mi raccomando, la solita storia, condividete i video, mettete mi piace e se volete altri contenuti col mitico Gabriele, basta chiedere. Mi raccomando, questo video deve, per avere un altro video mio, dobbiamo raggiungere i 100.000 like. Mi pare un numero abbastanza bassino e facile da raggiungere. Va bene? Ci vediamo alla prossima. Da Gabriele, d'arte per te è tutto. Alla prossima, ciao!